Ehi, Nathan. Sì? Terra in vista. Che te ne pare, eh? Beh, sembra fantastico. Prendi un attimo il timone. Lo sai, con tutto questo correre e tentare di salvarci la pelle, non ci siamo mai presi un minuto per fermarci a riflettere su quanta strada abbiamo fatto, eh? Sic parvis magna. Sic parvis magna. Già. Senti, fratellino, ti perdonerà, tranquillo. Se le porti un tesoro come quello, chi non lo farebbe? Non lo so. Sai, forse ho tirato un po' troppo la corda. Ah, sinceramente l'immaginavo più grande. Di sicuro siamo nel posto giusto. Trovo un punto in cui si possa attraccare. Beh, voglio dire, almeno c'è un'isola, giusto? Sì, almeno c'è un'isola. Cerchiamo segni di presenza umana. Più che umana direi piratesca. Certo. Forse l'Italia è più una cosa come una capanna sulla spiaggia. Già, forse è una casa sull'Adaro. Forse Avery ha dilapidato la sua fortuna per imbastire una caccia al tesoro e ha finito i soldi prima di costruire il mondo. Sam, diamo un'occhiata. Buona idea. Sa cosa ci racconterebbe? Beh, i morti non parlano. Scorte di una spedizione precedente. Ok. Che cos'è lì? Burns. Sam, l'ha scritta il nipote di Burns. Beh, può avere un senso. La croce a Panama era vuota. Forse ha seguito la nostra stessa pista. Sam, andiamo. D'accordo, fratellino. Lassù. Quello è senza dubbio un segno di presenza umana. Ah, piratesca. Ah.
Dobbiamo arrivare a quella torre. Sì. Accidenti, chissà che aveva fatto. Forse non la smetteva più di cantare cori marinareschi. Sì, è l'unica spiegazione. Sembra una specie di porta che protegge una cavità. Una cavità enorme. Che sia una sala a zeppa di tesori? Impossibile. Avery aveva un ego smisurato. Scommetto che ha sepolto il tesoro in un nascondiglio molto più complesso e protetto alla perfezione. Mi hai convinto. Una torre d'avvistamento. Da lassù riusciremo a vedere qualcosa. Ok, saliamo. Sam, di qua. Forse ci siamo. Una specie di simbolo. La freccia di una bussola. Wow. Come facevi a saperlo? Se c'è una cosa che ho imparato da te, è premi ovunque. Guarda lì, lo stesso simbolo. Altra freccia. Scopriamo che cosa indica. Andiamo, la barca è sotto di noi. Sì. Guarda, un'altra freccia. Abbiamo lasciato la barca sull'altro lato dell'isola.
Seguiamo le frecce e vediamo dove portano. Ok. Qui abbiamo finito. Sono con te. Ehi, guarda, c'è un'altra freccia. Do un'occhiata, vieni. Puoi scommetterci. Guarda lassù, sembra un sistema di carrucole. Ma non c'è modo di salire. Non so come scalare la scogliera. Andiamo avanti. È ora di andare. Sì, sto arrivando. Ah!
non sbaglio, la freccia indica quella caverna. Scusa, colpa mia! Caverna segreta, scale, sembra promettente. Fortuna che nessuno conosca questo posto. Ora sarebbe un paradiso per turisti. Andiamo. Una figata colossale. Cosa? Arrampicarsi quassù? Certo, arrampicarsi sulla scogliera di un'enorme e segretissima isola pirata. Sì, come no. A me sembra una figata da paura. Anche questa è fatta. Ehi, aspetta! Sto ancora cercando di non sfracellarmi a terra. Per la miseria, Avery non era tipo da sobrietà e sottigliezze. Beh, era ricco sfondato. Se hai soldi, ostentali. Allora, questo nascondiglio si può davvero definire complesso? Probabile. Diamo un'occhiata più da vicino. Oh, guarda, l'ingresso è bloccato dalle macerie. Strano. Sospetto che gli ingegneri di Edery non abbiano tenuto conto dei secoli di erosione. Ovviamente. Cerchiamo un'altra strada. Ehi, Sam! Forza! Dammi una mano! Sì, ok. Ok, passa tu! Niente. È un continuo arrampicarsi e strisciare sotto gli ostacoli, vero? L'affascinante vita di un cacciatore di tesori. Thank you.
Cosa credi che fosse qui? Le arcate mi ricordano la cattedrale di Sant'Isma, ma non lo so. Come l'hanno costruito? C'è un ponte ricordo. Andiamo. Vedi se trovi qualcosa lassù. D'accordo. Allora? Una via c'è, ma non vedo altri modi per salire. Aspetta. Sam! Stai bene? Almeno sono arrivato di là. Ok. Devo trovare un modo per farti salire quassù. Aspetta. Sam! Novità? Sam! Sei ancora lì? Accidenti! Vediamo un po'. Ho incasinato il mio matrimonio. Deluso il mio migliore amico. Ho due folli e il loro esercito alle calcagna. E ora mio fratello è scomparso. Il lato positivo è che non c'è nessuno nei paraggi a darmi dell'idiota. Sei già qui. Ma dove eri? Cercavo un modo per farti salire. Ok, a questo punto salta e basta. Grazie. È tutto bene? Alla grande. Ora possiamo andare. Ok. Sentito? Quando? Prima, ho provato a chiamarti. Non ti ho sentito. Perché? Eri preoccupato? Temevo che qualcosa ti avesse distratto. Oh, sarei io distratto? Questo cosa vuol dire? Niente. Andiamo? Sì, certo. Dammi un secondo. Sam, brutte notizie qui, un piccolo cieco. Oh, ok, va bene, torna indietro. Adesso? Deve esserci un modo per attraversare.
non ne abbiamo bisogno. Seguiamo. C'è una via qua sotto. Perfetto, arrivo subito. Arrivo. Qui non si passa. Sam, sono qui! Visto! Perfetto, siamo ancora sulla strada giusta. Perché nessuno l'ha mai trovato? Eri in orfanotrofio, avresti mai pensato di finire in mezzo a storie da pazzi come questa? Direi proprio di no. Non ci resta che scendere. È andata bene. La seconda più grande cisterna che abbia mai visto. E qual è la più grande? Te lo dico dopo. Forza, scendiamo.
Sam, vieni da questa parte! Porca puttana! Va tutto bene? Ok! Sì! È una passeggiata! Wow, che posto è questo? Ci sono anche delle scorte, attrezzi, sementi... Provviste... Forse saranno scadute ormai. Nanografie. Beh, marrone grafie. Sam, dai un'occhiata. Guarda, i sigilli dei capitani. Tutti raccolti intorno ad Avery. Avery e Tew a consiglio con i loro capitani. Forse stavano scrivendo il loro codice di condotta. Il Bill of Rights dei pirati. È la nave di Avery. La Fancy. E sta attaccando la Gunsway. È così che tutto è iniziato. Nathan, questa è la storia della fondazione di Libertaria. Sam, guarda questo diorama. Sembra la strada di una città. Avranno davvero costruito questa roba. Con questa gente non si può mai sapere. Sam, guarda. Ehi, forse volevano costruire un gigantesco parco a tema. Piratiland. È davvero ben fatto. Che razza di posto è questo?
specie di campo base. È qui che hanno progettato Libertalia. Resta una domanda. Hanno realizzato i loro piani? Per forza. Guarda che roba. Non passi la vita ad architettare qualcosa per poi rinunciare all'ultimo secondo. Non sempre le cose vanno come previsto. No, in un modo o nell'altro dobbiamo passare. Proviamo a sollevarla insieme, ok? D'accordo. Oddio, quanto pesa! Ehi, pensa a tutti quei tesori! Sì, per ora penso alla mia schiena. Merda. Wow. Abbiamo un'altra prova da superare. Così pare. Ci resta che provare. Ruotare i simboli. Potrebbe servire. Dici di finire il lavoro.
ne dici di finire il lavoro? Barbaresca.
Ci sei riuscito! E gli ultimi della giornata. Richard Watt, Edward England e Thomas Tuchel. Sam, guarda, abbiamo una pista. Aspetta un attimo, ci sono solo 11 pirati. Anche il grande protagonista. Già, è piuttosto strano. Vediamo. Adesso? Porca troia! Ecco la statua di Avery che mancava. Lo sai? Inizio a pensare che il nostro amico fosse un tantino narcisista. Tu dici? Vediamo che sorpresa ha in serbo per noi. Oh, wow! È veramente alto. Allora, Nathan, dimmi la verità. Che cosa te ne pare? Regge il confronto con le tue vecchie avventure? Chiedimelo quando sarà tutto finito. Non spezzarti! Si è spezzata? Bene. La barca è laggiù. Dopo di lei, capitano. L'isola con la mostruosa statua di Edery è sulla destra. L'altra a destra. Sono così emozionato che mi tremano le mani, guarda. Conosco la sensazione. È l'emozione oppure... Cosa che... Mix di entrambi. Eccolo lì. Quello aveva un'alta opinione di sé. Già, è enorme. Sta ascoltando un bel niente. Forse vuole che lo usiamo noi. L'isola del tesoro ci fai un baffo. Ehi, forza, Sam. Oh, no. No, a te lo non. Insisto, dai. Ok. Opla! Allora, capitano, cosa stiamo guardando? Laggiù. Allora? Una grossa isola a forma di teschio? L'isola è grossa. Ma niente teschio. Deve essere lei. Libertalia. Ottimistico tutto considerato. Vedi qualcun altro oltre te e me? Non c'è niente di male a mostrare un briciolo di soddisfazione. Sarò soddisfatto quando Alcazar non ci starà più addosso. Andiamo. Ok. Che c'è? Ok. No, i tuoi ok non vogliono mai dire ok. Di solito vogliono dire il contrario. Wow. Okay. Quello è il nostro Rafe. Certo, e chi altri?